Alessandro Zappulla, terzo tempo per voi. Ormai si avvicina il derby, il countdown è partito e andiamo proprio a sondare il terreno per quanto riguarda gli umori dei tifosi della Lazio e della Roma. Adesso siamo proprio in ambito biancoceleste. Sapete che a Roma il tifoso riesce a stare vicino con i sentimenti alla squadra, addirittura anche per radio. La voce della Nord è Gianluca Tirone, conduttore storico. Ci dici un attimo che significa la voce della Nord? Che cos'è per chi non la conosce? La voce della Nord è un programma radiofonico, diciamo che è la voce praticamente della curva Nord. Nasce da un'idea del gruppo degli Irriducibili, un format radiofonico dove si parla del mondo della curva, del tifo, di sociale, di tante cose, quindi un format un po' rivoluzionario rispetto alle altre trasmissioni radiofoniche che magari parlano di calcio, però diciamo solo di quello. Tu ti ritieni un ultras? Ma guarda, a me le etichette onestamente non è che sono mai piaciute. Poi bisogna dire che si intende per ultras. È proprio quello che ti volevo chiedere, perché qualcuno etichetta l'ultras come persona becera che sta lì allo stadio e che magari è lì per fare un po' di macello, no? Allora siamo tanti, perché se ho visto pure persone che vanno in tribuna da 40 anni che si trasformano dentro lo stadio. Ultras è una parola forse un po' troppo abusata, come tante altre parole. L'ultras è un appassionato, è un ragazzo che ha voglia di seguire la squadra, che fa sacrifici per seguirla in casa, in trasferta, per colorare la propria curva, per sostenerla con i cori, cose che magari adesso nel 2008 sembrano alquanto strane, ma io la parola ultras la collego solo a fenomeni. I tifosi sono caldi, ci credono, è in radio che si respira un'aria diversa. Ma i tifosi sono caldi perché i tifosi vivono il derby in una certa maniera, lo vogliono vincere, poi questa situazione di classifica inversa dopo qualche anno così poi insomma pesante numericamente, è logico che dà a noi tanto entusiasmo e a loro più preoccupazione. E allora andiamocela a sentire sui radio, no? Siamo anche in ritardo, mi sa, vero? Sì, andiamo in diretta. Va bene. Saluto a tutti i tifosi della Lazio, soprattutto a quelli della provincia da dove trasmettete voi, e ovviamente ho la speranza di rivederli al più presto anche insomma allo stadio, sperando che di riavvicinare anche quella parte della tifoseria a tante persone che venivano dalla provincia, dove la Lazio ha sempre avuto un bacino d'utenza molto grande e che speriamo di rivedere nello stadio, sarebbe una cosa molto bella. Io ho superato ormai da un pezzo i 40 anni, quindi negli anni 80, ma lo dico veramente senza infierire, la Lazio non esisteva. Il mio derby ma nazionale... Ma non esisteva? No, non esisteva. No, secondo me lo vincerete anche perché ballerete là il ritmo del... Com'è? Ce l'hai pronta a disposizione? No, il Macedone, no, non c'è. E c'è quel funky Macedone. Questo c'ha nient'altro da fare, Pandev, con questo rap, guarda. Non c'è. Una cosa incredibile. Max, ti ringrazio. Domani ci vediamo comunque qua in studio. Mi fa piacere sta cosa, dai, facciamo un piccolo derby insieme, eh? D'accordo, grazie. Forza Lazio, questo è il problema. Extra TV, ben trovati, terzo tempo, ti abbiamo sentito molto agguerrito, pensavo di trovare un Max Reggeri un po' intimorito per questa Roma che sta in una condizione difficile, invece è derby già. No, intimorito no, è agguerrito sia contro la Lazio ma anche contro i nostri calciatori che ci hanno francamente deluso, però hai detto bene tu, è derby, quindi speriamo in un minimo di reazione d'orgoglio. Questo arriverà sicuramente perché poi domenica ci saranno 50.000 bandiere a stimolare i nostri ragazzi, augurandoci che questo poi possa essere percepito sul campo. Aspetta un attimo e do un'indicazione al fonico, andiamo in pubblicità, grazie. Tutto live. E allora dicevamo, questo è un derby un po' particolare, è vero che adesso scherziamo e ridiamo, però un anno fa è successa una tragedia e sarà un derby anche all'insegna del ricordo di Gabriele, così come è stato appunto in precedenza. Ancora una volta trasversalmente la sensibilità che ormai appartiene indiscutibilmente, credo quasi esclusivamente a questa città, beh, ha mostrato che insomma poi quando si affrontano argomenti più seri
di quelli che poi affrontiamo quotidianamente, la rivalità stracittadina, allora i tifosi di Roma e Lazio convergono verso uno stesso pensiero. Il derby sembra retorica, lo vinceranno ancora una volta i tifosi sugli spalti. Quindi in campo non diciamo nulla, ma sugli spalti. No, guarda, io non so Scaramantico, è favorita la Lazio, nonostante poi... Adesso stai facendo il romanista, È favorita la Lazio, lo dice la classifica, lo dice anche il nostro stato di forma, la storia ci insegna che spesso e volentieri la favorita è diventata la sfavorita. Però lo dico, guarda, rivolgendomi ai tanti tifosi romanisti all'ascolto e anche agli amici biancocelesti, è questo l'input che cerco da dare da sempre agli amici che ci seguono in radio e TV. Non deve essere il derby il punto di riferimento di una stagione per una tifoseria particolarmente ambiziosa. Quindi sì, è una cosa importante, ma cerchiamo di mirare più in alto. Un saluto a Terzo Tempo, ad Extra TV e a tutti i tifosi romanisti, meno questa settimana a quelli biancocelesti.